è stato scelto fra i familiari, mi sentite? Sì, sì. Fra i familiari delle vittime civili di guerra il signor Carmine Ranieri, non a caso, perché è un discendente di tre delle vittime civili di guerra. E precisamente di Ranieri Elena, che è stata uccisa quando aveva 4 anni, di Ranieri Donato, morto a 14 anni, e di Ranieri Angela, la più piccola, di 1 anno. I ragazzi delle scuole hanno parlato di guerra e di pace. Io parlerò di questo monumento. Che cosa rappresenta per la comunità casolana questo monumento? Come altri, è un simbolo della memoria, una testimonianza di tante tragiche storie, memoria di ansia delle famiglie per i loro cari in guerra, memoria di disperazione, memoria di lacrime, memoria di sangue versato, memoria di vite recise precocemente nelle azioni belliche. Ragazzi, alla base, mi rivolgo soprattutto ai ragazzi, alla base dei vostri studi dovete sempre aver presente che dietro ad ognuno di questi nomi si celava una vita umana, l'affetto della mamma, l'amore della fidanzata, il desiderio di tornare vivo a casa per riabbracciare i figli, il sogno di realizzare i propri desideri, le proprie aspirazioni per il futuro. Loro non ce l'hanno fatta. Per la memoria è importante conoscere le storie di quegli uomini riportati nelle 2 lastre principali e nella lapide alla vostra destra. Nel 2014 scrissi il secondo volume, parte del terzo, sulla storia di Casoli dalle origini a oggi. Lì e nei miei successivi saggi e articoli ci sono le loro storie. Nella fase di ricerca, durata quasi 2 anni, Mario Franchetti, che mi aiutò, ed io ci imbattemmo in fascicoli e fonti informatiche che riguardavano appunto i nostri militari caduti o dispersi nelle varie guerre. Successivamente Cecilia Di Paolo approfondì lo studio e scovò altri militari caduti combattendo. Con grande sorpresa, devo dire, scoprimmo che molti nomi non erano riportati nel monumento originario. Le ragioni erano ignote, ma le nostre indagini erano basate su documenti certi. Finalmente, le identità di 21 soldati caduti, ignorati per circa 80 anni, sono restituite in una nuova lapide. Sono concittadini morti per la patria, sul Piave, sulle Alpi, nei deserti africani, sul terribile fronte russo, nella ritirata dell'Armir, nella strage di Corfù e Cefalonia, uccisi dai tedeschi dopo l'8 settembre, morti nei lager nazisti per malnutrizione e anche altre malattie.
partigiani uccisi nella guerra di resistenza. Un'ultima annotazione sui soldati. Non è possibile garantire che tutte le vittime siano emerse dalla nostra ricerca per svariati motivi: la mancanza di documenti, una disattenzione dell'archivista o errori nella trascrizione dei dati nelle banche informatiche consultate. La genesi della seconda lapide, quella alla vostra sinistra, relativa alle 53 vittime civili della Seconda Guerra Mondiale, è stata più semplice. Casoli fu sconvolta dall'ottobre del 1943 al giugno del 1944 dalle battaglie fra gli inglesi e i loro alleati e i tedeschi. L'indagine è stata breve, avendo potuto accertare l'identità dei nostri sfortunati concittadini attraverso i registri dell'anagrafe comunale. Le statistiche ci dicono che il 50% morì a causa delle cannonate e dei bombardamenti aerei inglesi e il 50% per l'esplosione accidentale della polveriera del comando di divisione tedesco per lo scoppio degli ordigni bellici abbandonati dopo il ritiro delle truppe di Kesseling e per le loro cannonate provenienti da Guardia Grele e Rapina. La lettura della lapide ci fa scoprire che 16 vittime avevano dai 18 anni in sotto. Fra esse è straziante annoverare la morte di una bambina, come ho detto prima, di un solo anno, e 4 bambini e bambine di 4 anni. Un'atrocità, una carneficina, uno dei tanti esempi che in scala ridotta ha preceduto il martirio attuale dei civili ucraini, ebrei e palestinesi. Oggi è una giornata speciale per Casoli. 74 uomini e donne, anziani e bambini, vittime civili e soldati caduti in guerra, fuoriescono finalmente dalle acque profonde dell'oblio e ritornano dopo tanto tempo alla luce per essere restituiti alla memoria della nostra collettività. Grazie. Grazie Vincenzo. Questa cerimonia è veramente toccante, sta andando avanti con dei passi estremamente importanti. Io il discorso per oggi mi è venuto alla chiusura della manifestazione della VAR di Rex, che si è fatta a Casoli dal 21 al 28 di ottobre, che è stata una manifestazione estremamente importante, e mi è venuta dalle parole di Sua Eccellenza il Prefetto, il quale, interagendo con voi ragazzi, adesso non ricordo quali erano le classi, se non le stesse classi o erano le altre classi, ha parlato della vicinanza delle istituzioni, ha parlato in senso lato di chi si prende cura degli altri. E allora io innanzitutto voglio fare i ringraziamenti, che non sono ringraziamenti scontati, che non sono ringraziamenti di rito, che non sono, vabbè, lo deve dire perché si fa sempre così. No, non è vero, non è assolutamente vero. Io vi voglio dire grazie, un grazie sincero, innanzitutto a voi ragazzi, agli insegnanti, alle dirigenti che hanno permesso la vostra presenza qui e che voi siete venuti qui a dirci, a noi adulti e a dirvi ai vostri compagni ovviamente, il senso della pace, il ripudio
della guerra. Ed è stato veramente toccante, vi ho ascoltato con interesse, con attenzione, traendo spunti da quello che avete detto. Quindi un sincero grazie e vi chiedo, quando tornerete a casa, di riflettere e di dire perché io ripudio la guerra. Perché? Chiedetelo questa cosa, ogni tanto chiedetevela. Poi un grazie lo voglio dire a... come la frase? Autorità civili, militari presenti. No, un grazie sincero va a Don Gennaro, sempre disponibile, sempre presente, che ognuno nei rispettivi ruoli ha sempre collaborato con noi e oggi più che mai ci è stato vicino. Un grazie al maresciallo, presente anche con i grandi impegni di questi giorni in particolar modo e di questi mesi con questo nuovo incarico qui a Casoli che sta svolgendo con passione e responsabilità. Un grazie al cavaliere Corrado che è con noi e anche l'anno scorso era con noi. Un grazie al direttore responsabile di Casoli Comunità che racconta i fatti che accadono a Casoli, i fatti che sono parte integrante della nostra cittadina e questi fatti vengono divulgati, ovviamente dico il direttore responsabile, ma tutti i collaboratori, tutti coloro i quali danno il loro apporto, cioè cito una persona ma per citare tutto ciò che si fa con Casoli Comunità. E allo stesso tempo voglio ringraziare l'architetto Ricci che puntualmente è presente nel raccontare con immagini, con video, con dovizia di particolari, sia nel sintetizzare che nell'arricchire gli accadimenti che vengono a casa, e per questo tante persone la ringraziano per questo lavoro di fuori, di Casoli, persone che stanno all'estero che hanno ancora forte il desiderio e hanno a cuore Casoli. Ciò, no, quello è il dulcis in fondo. Ovviamente ringrazio maggiormente chi dimenticherò, perché sicuramente ci sarà qualcuno che avrò dimenticato, ma voglio ringraziare i rappresentanti che sono qui presenti, sempre presenti, voglio aggiungere, del gruppo Alpini, dell'Associazione Nazionale Famiglie Caduti e Dispersi in Guerra, dell'Associazione Combattenti e Reduci, degli Invalidi Civili di Guerra, voi ragazzi delle quarte dei tre indirizzi, delle superiori e le terze del De Petra che siete qui presenti. Voglio con rispetto anche ringraziare l'intera amministrazione comunale che collabora anche in silenzio sia con la presenza sia con l'apporto concreto del fare, perché ragazzi quando si fanno le cose, ma lo dico anche agli adulti, si può pensare che sono cose semplici fatte così, no. Vincenzo Rossetti assieme a Cecilia, assieme agli uffici dell'anagrafe comunale hanno fatto un lavoro di ricerca che è stato estremamente importante, che è stato molto sentito, e per questo Vincenzo io vi ringrazio a tutti quanti voi sia per questo lavoro che hai portato avanti con caparbietà e sia per tutte le altre cose che fai e che fate per la nostra collettività, che non è assolutamente una cosa che va fatta perché gli piace, no, è un grazie sincero che io mi sento in qualità di sindaco e di cittadino della nostra amata Casoli fare davanti a ognuno di voi, a tutti quanti voi, e spero che potrete pensarci a queste cose. Guardi, io vi sto parlando con sincerità, con il cuore, spesso mi accade, ma oggi in particolar modo, perché siete stati voi a dare spunto a ciò che avete detto con le parole della pace, della guerra, di ciò che bisogna fare, perché bisogna combattere l'odio, avete detto delle cose stupende. Voglio ringraziare la banda di Casoli, sempre presente, sempre capace, sempre disponibile, anche qualche volta mi dimentico di chiamarli, di ricordare, loro sono sempre lì a dare la loro collaborazione sincera, e vi annuncio già da adesso che il parroco, permettendo, perché non ci vuole, 26 di Santo Stefano suoneranno, lo posso dire, non lo devi dire a me, parroco, ci ho detto, e va bene, e ringraziare ognuno di voi che oggi siete qui presenti, dulcis in fundo. Io tutto questo discorso era per arrivare a che cosa? A chi
serve a chi cura, a chi si prende cura di ognuno di noi. Perché, e quindi un grande grazie va alla protezione civile, sempre la nostra protezione civile qui di Casoli, con anche dei ragazzi giovani che danno un esempio concreto e reale di quello che si può fare. E in questo caso oggi, essendo la festa delle forze armate, io rivolgo un grande ringraziamento alle forze armate che nella Vardirex, che chi non lo sa è stata una manifestazione estremamente importante di interrelazione tra forze, fatte in Piemonte e fatto in Abruzzo, è fatto anche in Veneto e qui a Casoli, ad Atessa e a Gessopalena. Che cosa si è fatto? Proprio per prendersi cura di noi, si è fatta una prova di accadimenti che possono succedere, che oggi stanno succedendo in Toscana, che sono successi in Emilia Romagna, che continuano ad accadere negli stravolgimenti del nostro territorio, per le crisi che si succedono. E anche di qualche giorno fa, il vento è stato devastante di qualche giorno fa. Allora, che cosa si è fatto con questa Vardirex? E qui il prefetto, Sua Eccellenza, ha interagito con i ragazzi, ha interagito con le varie strutture. Si è fatta un'interconnessione di forze, creando a Casoli, qui sotto, che noi lo leggiamo sui documenti, ma poi realmente c'è con noi anche l'assessore alla protezione civile, ma poi realmente che cosa accade quando c'è da attivare il COC? Che cosa accade quando c'è da attivare il COM? Che è? Che cos'è? Non lo sappiamo. Invece dobbiamo avere contezza. Quando in tanti mi chiedevano perché ci sono i militari, che cosa è successo, Israele, qualcosa, c'erano queste persone dell'esercito che sono venute qui dagli alpini dell'Aquila a creare a Casoli il comando sotto la sala polivalente, il palazzetto dello sport, portando circa 200 persone a... Che cos'è il comando? Il comando era un insieme di computer, comunicazione. Loro avevano contatti e comunicazioni con il Veneto, avevano contatti e comunicazioni con le interforze, non lavorando ognuno per sé, ma lavorando assieme. E la vostra partecipazione al lago, e la nostra partecipazione al lago, è stata fondamentale, perché abbiamo partecipato a realizzare dei soccorsi in mare, a realizzare quelle attività a Gessopalena per i dispersi, hanno fatto le prove su dispersi, ad Atessa anche per una linea tagliafuoco. E questo vi voglio dire: l'esercito non è soltanto le forze armate non svolgono solo una funzione di difesa dei nostri territori, ma svolgono una funzione estremamente importante assieme alle altre forze armate, assieme alle altre istituzioni, alla protezione civile, ai sindaci che nel proprio territorio sono capo della protezione civile, con le altre istituzioni, per difendere e difenderci dalle calamità che possono succedere. È questo che oggi vi voglio trasmettere in modo molto concitato, se vogliamo. Però quando queste cose accadono, se noi ce le teniamo nascoste, senza divulgarle, senza dargli il dovuto rispetto e la dovuta considerazione, ne perdiamo tantissimo. Ed è per questo che io vi invito a voi a voler partecipare anche a azioni di protezione civile, a documentarvi su quello che è il piano di emergenza comunale. Quando tornerete nei vostri comuni, che non siete soltanto di Casoli ma anche di tanti paesi limitrofi, chiedete qual è il documento di emergenza, come funziona. Ed infine vi voglio chiedere una collaborazione, sia nel richiamare l'amministrazione comunale quando trovate in disordine questo monumento o quant'altro, e sia a contribuire a tenerlo pulito, evitando di farci azioni non corrette e collaborando ad avere cura del nostro territorio. Avere cura del territorio significa avere cura di ognuno di noi. Quindi quello che vi voglio dire in conclusione è un grande grazie, e esprimere queste parole di viva l'Italia, viva le Forze Armate, viva Casoli!